Ragazzi, benvenuti e bentornati su Final Fantasy X. Allora, piccolo controllino come al solito della webcam. E proseguiamo. Ormai dovremmo essere quasi arrivati a Zanarkand. Alle rovine di Zanarkand. Ma io eviterei proprio. Infatti, ce ne andiamo. Evitiamo questi scontri, ragazzi, anche perché appunto sono veramente tosti qua i nemici. Avevamo sbloccato questa strada che penso ci porterà all'esterno a questo punto. E via. そろそろ来るはずだ。召喚師の力を試すために奴は魔物を放った。誰がですか？ユーナレスカだ。ユーナレスカ様？ザナルカンドで強い召喚師を待っている。生きていらっしゃる。マイカやシーモアと同じだ。そうですか。おじけづいたか？いいえ、 Yunalesca. Infatti non è che è viva. È morta ma non è stata trapassata. Quindi ci attendono ancora un po' di insidie appena arrivati a Zanarkand, ma era abbastanza prevedibile che ci sarebbero stati degli intoppi. Io più che altro spero che non ci sia più Seymour, perché basta. Questo mi sa che ce lo prendiamo. ovviamente. Tra tutti doveva proprio colpire per primo Tidus. Va bene, tanto adesso fuggiamo. Grazie per avermi caricato la barra limite. Cerchiamo di raggiungere la salvosfera. Ok. Salviamo. E continuiamo. Attacco prioritario alleato. Meno male. Rubiamo. E scappiamo. Via. Kiri. Che diavolo di bestia è mai questa, scusate? 40.000. Alta difesa magica e fisica. Cominciare da lì. Che vuol dire cominciare da lì? Andiamo di Bahamut. Eccolo qua. A posto. Vediamo quanto danno gli facciamo. Sarà resistente, ma qualcosa gli faremo. 1000. Ok. Ok. Mamma mia, ragazzi.
Le magie quanto gli fanno? Un altro colpo ce lo possiamo prendere. Bene. Bel critico da Morfeo. Qui mi sa che... Mamma mia, che culo. Niente. Non ho capito perché ha fatto due attacchi. Però va bene. Non credo che con le sole invocazioni riusciremo a sconfiggerlo, eh? Ma quindi lui c'ha più pezzi oppure... No, c'ha solo... il muso. Ok. Più che altro deve sopravvivere Yuna per fare un'altra invocazione. Davvero, con Auron potevo dargli haste. Cosa? Madonna, però. Come cazzo fai? Proviamo. Bene. Curati adesso. Yes. Dove sto andando? Invoca. Vai di Shiva. Dobbiamo cercare di fare i più danni possibile. Ogni volta che lui usa energica, adesso ce la dà a noi, quindi ottimo così. Non possiamo usare le magie con gli eoni, però, perché sennò fanno reflex. Possiamo solo attaccare. Facciamo veramente, veramente poco. Questo farà male. Bello che non riempie di niente la barra turbo, ragazzi. Oh, sì, invece qualcosa l'ha riempito. Ti uso Blizzara su di me? Mi curo? Adesso Shiva, sì. Yes. Ok, curiamoci finché non ci carica la barra limite. Non c'ha molta precisione questo mostro, questo nemico. Niente, morti. Che palle questa roba che fa il doppio attacco, ma perché? Farei entrare ricco, gli farei fare la limite. Solo che con che cosa lo facciamo il cocktail? Granata e blindo granata. O blindo granata. Massa alluvionale. Va bene. Totalmente a caso. Proviamo Valefor. Magari vola e... Dubito. Questa cosa poteva succedere prima, ma adesso non penso che i nemici non siano più in grado di colpire Valefor. Soprattutto questo tipo di nemico. Eccolo qua, il nostro amore. Allora. Ah, pur sempre reflex. Andiamo di alata sonica. Guardia, ovviamente. Energica, bravo.
Non gli facciamo un cazzo, ragazzi. Mo ha smesso di curarsi. Noi non possiamo curarci con Valefor. Ma il prossimo turno moriamo. Ovviamente. Morti. Quanto sta di vita? Non lo sappiamo perché non c'è più Tidus. Vai Ixion, tocca a te. Pare che sto a mandare in campo dei Pokémon. Eccoci. Sta ancora a 30.000, capirai. Bene, questo attacco mancato ci ha riempito un botto là. Ecco qua, morti. No, non siamo morti. Mamma mia, che culo. Bravo, curami pure. Bravissimo. Bravissimo. Ma tanto al prossimo turno moriamo. Però almeno una turbo con un Eone gliel'abbiamo fatta. Non so quanto gli toglierà, però... va bene, dai. Reflex. No, merda. Quindi vuol dire che adesso... quando si fa energia... è un casino adesso. Ci converrebbe farlo rientrare. O possiamo fare così. Non gli si è caricata la barra limite, perché? Ok, siamo morti. Va bene così. Ci aveva messo Reflex. Era comunque la fine, perché avrebbe fatto energia su di noi e si sarebbe curato lui. Ammesso che sia intelligente il nemico. Oh cazzo. Ok, se l'è preso Auron. Noi comunque lo riportiamo in vita, Auron. E invochiamo Ifrit. Poi toccherà fargli danno manuale. C'è danno manuale, danno con gli altri e non con gli eoni. 17.000, non riusciremo mai a fargli un cazzo. Che palle. Questo mo sicura. Che figlio di troia. Dobbiamo farlo rientrare, ragazzi. L'unica. Cioè, mette pure degli status negativi? Mamma mia.
Devo fare prima Esna ad Auron. E poi Energica. Ok. Tanto Antivis c'ha la resistenza sicuro. 120, ok. Energica era esagerato per lei, vabbè. Andiamo di Tidus. Porco Giuda. Bene. Cazzo faccio, ragazzi? Non ci sono, non abbiamo oggetti che possano resuscitare gli eoni, eh? Mi sa proprio di no. Ah, tocca cosa a questo. Aspetta, ma perché io e Auron abbiamo la maledizione? Ok, dispel funziona. Crepardo Tidus. Merda, ho fatto reflex su Yuna. Ovviamente, ovviamente, Dio santo. Ma non dovevo fare energia. Madonna, che stupido, ragazzi. Sono uno stupido. Cioè, sta battaglia è persa. Per come è andata a finire, è persa. Sono un coglione, sono. Dovevo fare dispel su Yuna, dovevo fare. Meno male, ha mancato tutti. Posso. Moriamo? No. No, non moriamo. È successo un casino. Però non moriamo. Se conviene usa. Non gli ha curato lo status però. Perché? Panacea. Ovviamente. Ok.
Ci siamo quasi, eh. Dai, su, Riku. Ok. Non penso che Antima funzionerà contro di lui. Bio? Non lo so. Io da restart, ragazzi. Ci vediamo tra poco. La Siuri invoco Shiva. È comunque maledetta? Spero di no. No, proviamo con Ixion. Preferisco farlo rientrare, non voglio permettere. Non voglio permettergli di curarsi. Ora, come funziona? Se io faccio. Se faccio dispel, me la riflette con reflex. Oppure no? Perché se io faccio dispel, dopo gli devo rifare reflex. Ok, funziona. Stavo cagando sotto che non riuscissi a farlo. Tanto non lo uccidiamo, però, nel senso. Sicuramente è utile fargli questo danno. Ora lui adesso proverà a curarsi, immagino. No. È più intelligente di quello che pensavo. Ah. È la fine? Ok. Riprendiamo un attimo il controllo. Facciamo il dispel di Tidus. Usiamo una mega pozione. Mamma mia, che culo! Ora, io mi dovrei rifare dispel. Perché c'ho la maledizione. $9.993.
provochiamo il boss. Niente. Conviene che mi faccio gli spell? Mamma mia. Facciamo subito dispel. Tu non ti curi. Non hai capito. Di nuovo haste a lei. Facciamo entrare Riku. Usiamo la turbo. Così un po' di danni intanto gli rifacciamo. Oddio, con reflex... Ok, sì, funzionava con reflex. L'abbiamo fatto pure prima. Ah, insiste, eh? Insiste. Vuole curarsi a tutti i costi, ma glielo impediamo, quindi... Io odio ali fotoniche, cioè proprio lo odio. Senti, io riproverei con Shiva. Voglio vedere se Shiva ancora è sotto l'effetto della maledizione di prima. Oppure la può fare la turbo. Perché se può fare la turbo abbiamo vinto. Ti prego. No, possiamo fare la turbo. Che coglioni ho. Dai, io attacco. Mamma mia. Bene. Che culo. Ah, Shiva c'ha reflex. Male, molto male. Perché potrebbe curarsi. Se rientro però mi sa che crepiamo. Ne sono sicuro, però potrebbe essere che crepiamo. No, ok, non crepiamo. Ok. Non importa. Che cazzo di situazione di merda, ragazzi. Ci metto a qualcun altro al posto di Auron. Mettiamogli la panacea. Noi ci abbiamo reflex, no. Bene. Ora o ci curiamo. Va bene, non importa. Non importa. Facciamo una coda di fenice. Un'altra mega pozione. Non importa.
Però c'ho il reflex, merda. Finché c'ha il reflex, approfittiamone. Bene. Faccio rientrare Tidus. E vai di dispel. Mo' lui farà un attacco normale. No, ancora reflex. Ti sei praticamente dato a condanna a morte, amico mio. La tua condanna a morte, perché c'è 2687. Potrei invocare Ixion. Anzi, Ifrit. Perché mi sa che Ixion c'ha reflex. Gli facciamo un po' male con Ifrit e poi vediamo quanto gli rimane. Resisti, Ifrit, per favore. Dovrebbe resistere, ovviamente. Bene. Ok. Schiva. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Perché adesso tocca a noi, non tocca a lui. Yuna c'ha ancora reflex, vero? Credo. Mamma mia! No, Yuna non ha più reflex. Dai, Auron. Per favore! Madonna santa! Non importa. Sapete perché? Perché vinciamo con Tidus. Muori! Oh, Gesù. Finalmente!休む必要ない。あと一息で山頂だ。あとちょっとだから休みたいんだってば。考える時間少ししかないんだもん。リュック。いいよ。歩きながら考えるから。 行こうぜ。本当にもうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え？あの時ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て真と戦い死ぬ。 旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか意外です。伝説のガードでも迷ったりするなんて。<笑>何が伝説なものか。あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの年だったな。何かを変えたいと願ってはいたが、
結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。Ci siamo quasi, ragazzi. Ormai il viaggio di Yuna è quasi giunto al termine. Potenziamoci un po'. Non che possiamo fare chissà quanto, però. Dove andiamo con Auron? Non sarebbe male andare lì. Quindi tanto qui c'è andato già Wakka. Bene. E Tidus. Che abilità è? Drain. Ma sì, dai. A posto. Dovremmo curarci in realtà. A posto non tanto. Ma perché non posso curare tutti in una botta sola, dai? Ci sarà un punto per salvare, immagino. Spero. この目で確かめたいと思っていた町。ユーナの旅の目的地。俺の物語の最終章なのかも。いろんな思いが浮かんでは消えていった。言葉にならずに通り過ぎていった。みんな本当にいいの？あそこに着いたらユーナンは気持ちはとても嬉しいんだ。でもね、もう引き返さない。引き返せなんて言わないよ。でも考えようよ、ユーナン助かる方法考えようよ。考えたら迷うかもしれないから。ユーナン、ありがとう、リュック。大好きだよ。嫌だよ、ユーナ。そんなこと言っちゃ嫌だよ。シドさんに、よろしく。嫌だよ。自分でいいなよ。お願い。そんなこと言わないでよ。もう会えなくなるみたいで嫌だよ。キマリ、行こう。
ンさん、キマリから聞きました。私をベベルから連れ出せという父さんの言葉、キマリに伝えたのはアーロンさんですよね。いつかお会いしたいと思っていました。お会いできて嬉しいです。ガードまで務めていただいて、どうお礼をしたらいいのか。いいえ、お礼はシンを倒すこと。そうですよね。はい、私はシンを倒します。みんながこれを見る頃にはシンはもういないでしょう。それに私もだから今のうちに言っておきます。アーロンさん、ありがとうございます。キマリ、初めて会った日のこと覚えてる？私が7つの時だよ。父さんがシンを倒して、ベベルは大騒ぎでね、みんなが父さんを褒めたたえて自分のことみたいに嬉しかった。でも夜になって思ったんだ。シンを倒したけど父さん死んじゃったんだ。私一人ぼっちなんだって。眠れなくてそのまま町に出て、お祭り騒ぎを抜けてベベルの長い橋に立って一人で眺めてた。父さんを見送った橋から、父さんが戦った平原を。そしたらキマリが現れたんだ。ブラスカの娘を探しているって言ったでしょ。最初は怖かった。でもすぐに分かったよ、優しい人なんだって。子供と話すの慣れてなかったんだよね。私がブラスカの娘ですって答えたら、ベベルから一番遠いところへ私を連れていくって。これは死にゆく者の願いだって。私泣いちゃったよね。あれはね、父さんが死んだんだって、もう会えないんだって分かったから。キマリ何も言わずに抱きしめてくれた。リサイドに着いてからも私泣いたっけ。私を寺院に預けたら、キマリ村を出ようとしたじゃない。行かないでってしがみついて泣いた。あれからずっとそばにいてくれて、キマリ本当にありがとう。折れた角好きだよ、ワッカさん。ルール、リサイドで暮らした日々ずっと忘れない。チャップさんと3人でよく遊んでくれた。だから私いつも元気でいられたよ。召喚士になるって言った時あんなに反対してたのにごめんなさい。いつか謝ろうと思ってた。でもね、反対された時とても嬉しかったんだ。私のこと心配してくれてるんだなって。本当に兄さんと姉さんができたみたいだった。ううん、本当の兄さんと姉さんだと思ってる。変かな。ブリッツをしているワッカさん、好き。おこりんぼのルール、どんなに叱られても好き。それから新入りガードくん、ザナルカンドエイブスのエース。君は、君が、君と会えてよかった。まだ
会ってからそんなに経ってないけど、不思議、こういうものなのかって思った。それは想像してたよりとっても素敵な気持ちで、素敵だけど辛いよ。なんだろううまく言えないや。とにかく会えてよかっただから辛いのかな、君と別れる時のことを考えると怖いよ。なんか変だな。ここ取り直しっす。何してるっすか。Bellissimo, bellissimo questo suo messaggio d'addio, praticamente che si saluti a tutti quanti. Lo voleva rifare da capo, ma fortunatamente non l'ha fatto. Andiamo. E questo è il punto dove ci siamo accampati inizio gioco e Tidus ha iniziato a narrare la sua storia. Io prima o poi sono stato in silenzio e non mi sono fatto vedere per farvi ammirare le rovine di Zanarkand e per sentire questo silenzio estremamente rumoroso in questo caso. Andiamo.
なあ、もっといろいろあったよな。そういえばあの時とか、誰か、なんかない？あのね、うわ、何？思い出話は、もう、おしまい。C'è un punto per salvare. E salviamo. Ora ragazzi, tra pochi minuti dovremo salutarci, quindi non continueremo oggi. Fa uno strano effetto rivedere questa scena, perché sembra veramente ieri che abbiamo iniziato a giocare a Final Fantasy X. Io salvo perché devo fare un attimo il mio test per vedere se c'è la webcam. Sì, sembra veramente ieri, e eppure sono passati più di 20, siamo al 27esimo episodio, se non vado errando. E per ora è la serie di Final Fantasy più lunga che ci sia sul nostro canale. Puoi sentire questa melodia, è bellissima. Risentire il tema di Zanarkand è incredibile, è stato incredibile. Io non so quanto manca per la fine, ma penso che ormai ci siamo, ragazzi. Zanarkand l'abbiamo raggiunta. Il cammino di Yuna sta per terminare. Ora, non so come finirà il tutto, ma immagino che lo scopriremo nei prossimi episodi. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Final Fantasy X. Ciao a tutti ragazzi!